La Muccillo, vediamo. In molti centri di ricerca si indaga sulla natura dell'universo e in molti di questi esperimenti partecipa la ricerca italiana. Molta è la ricerca napoletana e qui alla Facoltà di Fisica di Monte Sant'Angelo stamane si verifica con i responsabili dell'Agenzia Spaziale Russa lo stato del progetto denominato Pamela. Dopo l'annuncio americano di voler abbandonare un analogo esperimento previsto sulla Stazione Spaziale Internazionale, quanto importante per la scienza questa collaborazione italiana-russa che vede anche la partecipazione di Svezia e Germania? Il problema appunto numero uno per noi è legato a tutto ciò che accade sulla Terra, appunto, ai risultati che possiamo avere sulla Terra, a ciò che appunto brucia e tutto il resto, insomma, che si trova sulla Terra. Questo è più interessante, più da studiare per noi. Professor Barbarino, lei è il responsabile per la parte italiana dell'esperimento che indagherà sulle particelle elementari che ancora derivano dalla esplosione primordiale a cui è nato l'universo. Esattamente. Quindi un progetto che tende a chiarire, come altri progetti, la natura dell'universo. Voi avete ideato la parte più importante dell'esperimento. Sì, esattamente. Noi, oltre ad aver realizzato dei rivelatori per questo esperimento, in particolare ci onoriamo in qualche modo di aver realizzato la parte, il cervellone, per così dire. Se esiste questa antimateria nello spazio, provocata dal momento del Big Bang e che ancora vaga nello spazio, noi saremo in grado con questo apparato elettronico di, dalle informazioni dei rivelatori, dire se effettivamente quell'evento sarà un evento di antimateria oppure no. Inizio dell'esperimento, cioè quando sarà lanciato il vettore? Il vettore dovrebbe essere lanciato a fine anno. L'esperimento andrà su questo satellite russo, è un esperimento che pesa 400 kg e la cosa divertente è che siccome abbiamo solo batterie solari, è alimentato con una potenza massima di 100 watt, quindi si può dire che è il primo esperimento al mondo per queste ricerche.
per i contenuti. Di scienziati italiani dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare potrebbe aver smascherato la cosiddetta materia oscura, una componente fondamentale dell'universo di cui si conosce ancora pochissimo. La ricerca sarà pubblicata domani sulla prestigiosa rivista Nature. Ce ne parla Claudio Pandolfi. La ricerca è cominciata il 15 giugno 2006, quando da Baikonur in Kazakistan è stato lanciato in orbita Pamela, un satellite costruito in Italia dagli scienziati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con università ed enti di ricerca europei e russi. Una macchina super tecnologica in grado di indagare su uno dei grandi misteri della scienza moderna, la materia oscura. Di essa sappiamo solo che esiste e che potrebbe costituire circa il 70% della materia dell'universo. Ma è invisibile, non sappiamo di cosa sia fatta. Domani l'ideatore e coordinatore del progetto, il professor Pier Giorgio Picozza dell'Università di Roma Tor Vergata, annuncerà sulla prestigiosa rivista internazionale Nature che Pamela potrebbe aver smascherato la materia oscura. Il satellite, infatti, ha rilevato nello spazio una quantità anomala di particolari particelle chiamate positroni. Questo è proprio quello che i teorici attendevano come firma, come segnale di una particella chiamata neutralino che loro pensano, che i teorici pensano, essere la materia oscura. Sarebbe la prima prova dell'esistenza di una materia che si chiama materia supersimmetrica, che è una materia che sembra essere necessaria per le leggi della fisica per poter spiegare in termini abbastanza completi come l'universo si è evoluto. Dello spazio, perché la dottoressa Donatella Campana fa parte dell'Istituto, buongiorno, Nazionale di Fisica Nucleare del Dipartimento di Napoli. Quanti ricercatori, bene o male, ci lavorano e prima di tutto di cosa vi occupate? Allora, noi siamo meno di 100 come personale dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, però lavoriamo in stretto contatto con i colleghi dell'Università Federico II, quindi raggiungiamo quasi le 400 persone. Noi lavoriamo in ambiti di ricerca che sono molto vicini alle tematiche di questa mostra, infatti facciamo ricerca nell'ambito della fisica subnucleare, nell'ambito della fisica astroparticellare e nucleare. Sono ancora tanti campi, no? Qui per esempio vediamo l'universo oscuro in cui è importante lavorare, anche perché non si pensa, ma questi argomenti sono importanti anche per capire la vita sulla Terra. Certo, certo. Infatti diciamo, malgrado sembri tutto noto, ci sono ancora tanti argomenti oscuri che meritano di essere studiati con approfondimento e noi ci concentriamo su alcuni di questi, come per esempio la ricerca di materia oscura che sappiamo che esiste nell'universo ma non l'abbiamo ancora caratterizzata, oppure la presenza dell'antimateria sempre nell'universo che speriamo che esista in quantità non trascurabile. Mi perdoni, naturalmente questi argomenti sono più complessi, però noi sappiamo che dallo studio, che è la base ed è importante, qui si può vedere un satellite, una capsula che avete realizzato voi, che avete chiamato Pamela. Pamela è un esperimento che è stato messo su un satellite russo e lanciato nello spazio nel 2006, noi speriamo che ci resti fino al 2011. È un esperimento che studia i raggi cosmici prima che interagiscano
finiscano con l'atmosfera terrestre, perché è situato 300 e 600 km sopra il suolo e quindi ci potrà fornire delle utili informazioni proprio sulla misura della materia oscura e dell'antimateria. E i rivelatori sono stati costruiti in parte anche da ricercatori presenti nell'Istituto Napoletano e è un esperimento molto raffinato che per ogni particella che lo attraversa riesce a darci tutte le informazioni necessarie per caratterizzarla. E mi preme sottolineare che proprio di recente Pamela ha effettuato una pubblicazione molto importante su una rivelazione di un eccesso di positroni che potrebbe essere un'evidenza della preseria di materia oscura. Noi interrompiamo la dottoressa anche perché insomma questi sono argomenti, l'ha detto lei stessa, un po' oscuri però molto affascinanti. Si parla di cielo, si parla di stelle, da questo dipende la nostra vita. Noi vi invitiamo a visitare la mostra e con questo vi salutiamo. La linea può tornare allo studio. La mostra, lo ricordiamo, resterà aperta fino all'11 luglio prossimo. Noi intanto andiamo in redazione per gli aggiornamenti sulle...